Oggi vi porto a Rocuti Vecchio, un paese abbandonato in Calabria. Un paese fantasma. Questa è la via principale. Guardate dove è arroccato. Ci sono le abitazioni completamente abbandonate. Possiamo dire che questa è la parte più moderna del paese di Rocuti. Parliamo sempre di Rocuti Vecchio. Un'escursione, la mia oggi, in mountain bike, che mi ha portato in questo paese diroccato e abbarbicato su una roccia. Non so come facevano a vivere. Questo deve essere già una piazzetta, ma è un paese che aveva sicuramente superava i 1000 abitanti. Guardate dove si erano costruiti casa questi. Case. Una volta non si parlava neanche di abusivismo edilizio, ma qui vi serve una bombola di gas, ne trovate decine qui, abbandonate. Sono rimasti gli alberi di fico, di noce, alberi di nespola. Nespole? Sì. Vediamo un po' qui com'era. Vai a dirgli che erano leggermente matti. Vaglielo a dire che hanno costruito un intero paese su una punta di roccia che finiva nel bel mezzo di due fiumare. Guardate, questa è la Mendolea. Madonna, ma vedi, hanno portato via tutto quello di utile che c'era, lasciando quelle poche cose non intrasportabili, ma che ormai erano cementate e non servivano più. Questa è la mia mountain bike, quella che oggi mi ha portato qui. Ma quanti piani erano? Ogni casa aveva un bel po' di piani, più elevazioni. Proviamo ad entrare se non ci cade qualcosa sulla testa. O se non sprofonda il pavimento, stiamo attenti. Qui c'era un bel forno a legna. Facevano il pane. Qui non vi dico le rovine, forse. Questa è una casa vicina. Oppure semplicemente hanno costruito un altro pezzo di roccia, qui sono usciti da un buco e sono entrati in un altro. Abbiamo una vecchia dispensa. Praticamente è un labirinto di scale contro scale. Sicuramente ai piani inferiori li usavano come stalle. E abbiamo un bel numero 34. Fa parte del cammino basiliano, qui si cammina a piedi e si va per un cammino che fa circa 900 km per tutta la Calabria. Guardate, ma questi erano monti, qui ci sono
Tutte case in rovina. Proviamo ad entrare se non mi crolla qualcosa per farvi vedere da quest'altra parte. Guardate, scale. Ormai è tutto in rovina, eh? È diventato un labirinto di calcinacci. Bisogna anche stare attenti. Beh, io non mi preoccupo. Vedete dove saltavano fuori? Qui c'è una rupe pazzesca. Qui, se soffrite di vertigini, ragazzi, c'è un salto di 1000 metri e forse di più. Il paese va a destra e a sinistra, io prendo la sinistra, dai, guardate da quella parte, non vorrei sbagliare strada, poi al ritorno bisogna un po' memorizzare, finire in questi vicoli sicuramente portano tutti quanti alla stessa piazzetta. Altri vicoli, è un labirinto, qui abbiamo sentiero della civiltà pastorale, civiltà. Rogudi, Corio, Corio di Rogudi. Ma dove sono finito? Dove sono finito? Guardate che scale strette, pur da arrivare qua ad una camera da letto, poi altre scale che salgono su. È semplicemente pazzesco. Costruì una piramide. Ci facevano la base nella roccia e poi piano 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 salivano in stanze sempre più piccole, sempre più abusive. Qua un abusivismo edilizio. Per considerare che minimo ogni casa di queste comprende tre elevazioni, minimo tre piani, ecco, fatti col solaio. E chi si azzarda ad affacciarsi in queste case? Non vorrei mica adesso qualche pezzo in testa, nonostante il casco della bicicletta. Adesso qui abbiamo vecchi contatori della luce. Di quando la luce si pagava, adesso non la paga più nessuno, sono tutti ladroni. Guardate qui. Se rende l'idea, qui c'è un salto mostruoso. Piano piano si scende verso la fiumara. Due fiumare che si incontrano. Questa è la Mendolea, questa è la vallata della Mendolea, mostruosissima per quanto riguarda la bellezza. Un mostro di bellezza. Quello che vi dicevo io, questi bravi ragazzi costruivano 3-4 piani. Eh sì, se gli veniva fatta anche di più, sinceramente, perché avevano sicuramente famiglie numerose, minimo 15-16 figli a famiglia, quindi dovevano pur dargli un alloggio. Questa fontana mi ha dissetati di persone. Qui gli architetti gli facevano una pippa, questi costruivano come volevano. Un abusivismo mostruoso. Non c'erano regole, soltanto c'è lo spazio in aria, costruiamo verso l'alto. E così formavano famiglia.
Si sente il rumore del fiume, della fiumara, come dicono da queste parti. Non sono rimasti neanche i gatti in questo paese. Non sarà stato abbandonato sicuramente per un terremoto, perché non sembra distrutta da un terremoto. Sarà stato abbandonato molto probabilmente perché era antieconomico vivere qui. Qui abbiamo la mendolea, lì sotto abbiamo delle mucche che si sono sicuramente dissetate, adesso si stanno riposando sulla sabbia, sul breccio. È grande come paese, abbondantemente superava i 1000 abitanti, abbondantemente. Io vedo che dappertutto ci sono stanze, case, una sopra l'altra. È strano, è bello. Vediamo che albero è, se mi sembra che sia un albero di noci. Pronto per la primavera anche lui. Facciamo due passi su questo tetto della casa, mi fermo qui e basta, perché per oggi poi devo andare in un altro posto bellissimo, che è le cisterne del latte e la rocca del drago. È a 5 km da qui a salire, quindi ci salgo con la mountain bike. Ci vediamo dopo, vi saluto. Finisce qua la visita a Rocudi.